Ben ritrovati a questo nuovo video dal titolo un po' particolare, Anche i pinguini si divertono con il terminale. Ecco, prima di tutto una nota iniziale, un avviso più che altro, è che dopo la pubblicazione di questo video mi prenderò una, boh, meritata o meno, non sta a me dirlo, comunque pausa fino almeno a settembre. Questo perché così ritengo che sia giusto farsi una pausa, un po' come le scuole, eh? Chiuse le scuole, tempo di vacanze, quindi anche questo canale si prende una piccola pausa. Quindi, come si dice quando si parla con gli studenti, ci rivediamo a settembre. E quindi volevo chiudere questa stagione con un video un po', come dire, un po' più leggero. Del solito è un po' meno impegnativo, proprio come gli ultimi giorni di scuola, si fanno cose un po' meno pesanti ed ecco anche il motivo per quale c'è questo titolo, anche i pinguini si divertono, ma pur sempre parlando di terminale. Ecco, quindi questo video, come ho appena detto, vuole essere un video un po' più leggero, in spirito, come dire, pre-vacanziero, ecco. E quindi di conseguenza mi raccomando, prendetelo per quello che è questo video. Dunque, non sgridatemi se non troverete particolarmente utile o particolarmente divertente ciò che vi mostrerò fra poco, eh. Ricordatevi che si tratta pur sempre di senso dell'umorismo di un pinguino, quindi prendetelo con le pinze, eh. Allora, tratteremo comunque. E non ci discosteremo tanto, diciamo, dalle tematiche solite del nostro canale, quindi tratteremo comunque un tema utile come l'uso dei comandi da terminale, ma in un modo meno impegnativo del solito, come vedremo fra un attimo. Premesse: allora, non tutti i comandi, anzi, il contrario, non tutti i comandi che vi presenterò fra poco sono già installati, li troverete già installati in Ubuntu. Dico anzi perché, appunto, data la loro natura, come dire, di più o meno dubbia utilità, vengono appunto esclusi dall'installazione di base di Ubuntu perché, appunto, uno può scegliere di installarseli se li vuole, ma non sono assolutamente indispensabili nell'uso quotidiano di Ubuntu. Quindi, ecco perché. Questa premessa, quindi non aspettatevi di seguire questo video e di provare immediatamente questi comandi, molto probabilmente vi vedrete una risposta terminale che vi dice che quel tal programma non è ancora installato nella vostra Ubuntu. E quindi, appunto, se quanto vedrete fra poco vi piace e lo vorrete riprodurre anche sul vostro PC, li dovete dunque installare questi comandi. Per installarli è semplice, diciamo, sempre parlando di ambito terminale, è semplice perché basta provare ad utilizzare i comandi che vi mostrerò fra poco e se non sono installati, già il terminale vi suggerisce il comando per installarli. Quindi vi faccio un esempio qui con il comando SL nel mio PC. Io provo ad utilizzarlo, non essendo installato appunto sul mio PC, attendiamo un attimo perché come sempre quando ho aperto una macchina virtuale il mio povero PC ha sempre qualche difficoltà a rispondere. Ecco qua, vedete comunque che io ho provato ad usare un comando da terminale che non ho attualmente installato sul mio PC reale, non nella macchina virtuale qua dietro. E mi dice appunto che il programma SL non è installato e quindi è possibile installarlo digitando. Vediamo un po', digitando questo comando. Quindi basta fare un bel seleziona, tasto di mezzo del mouse ed enter e seguite le istruzioni di installazione. Quindi vi chiederà la password e poi seguite la procedura e vi trovate installato il programma. Quindi niente di che, anche se non avete installato dunque un comando di questi, basta che lo proviate e vi viene suggerito il comando appunto per installarlo. Molto semplice. Se invece non vi interessano questi comandi, niente, potete guardarvi in totale relax questo video e vedere un po' anche come appunto i pinguini trovano
modo di svagarsi pur essendo sempre impegnate nel loro carissimo terminale. E come ultima premessa o avviso o nota, tenete anche presente che io vi mostro alcuni comandi con alcune, a volte alcune delle loro opzioni, ma questi comandi possono averne anche di più di opzioni. Quindi potete sempre visualizzare il manuale o cercare in internet le opzioni di questi comandi se volete provarne di più di quanti io non vi mostri in questo video. Come sempre, o molto spesso, quasi sempre nei miei video, vi lascio anche dei riferimenti di rete dai quali ho preso spunto io stesso, oppure ai quali potete riferirvi per approfondire un determinato argomento. Quindi anche qui ci sono un paio di collegamenti che vi lascio ben volentieri nella descrizione del video. E partiamo appunto con questo video pre-vacanziero dedicato comunque al terminale di Linux. Allora, titolino, comandi utili, fra parentesi, punto di domanda, appunto perché la loro utilità può essere discussa. Comunque sono comandi veri, che esistono e esistono da sempre per il terminale Linux. Allora, il primo, partiamo bene con il comando SL. SL sta per Steam Locomotive, ovvero locomotiva a vapore. Perché questo nome lo vediamo subito. Se io provo nella macchina virtuale nella quale ho installato in precedenza tutti questi comandi, se noi proviamo il comando SL, Enter, vedete che nel terminale sta passando una locomotiva a vapore. Ecco perché SL si chiama appunto Steam Locomotive, quindi locomotiva a vapore. Avete vista? Molto carina, credo almeno, spero l'abbiate apprezzata. Ecco, questo comando, appunto, come ho detto nelle premesse, ha alcune opzioni che si possono provare. Ecco, le vediamo qui: SL-A oppure SL-L, SL-F, e ognuna di queste modifica il comportamento del comando. Proviamoli pure: SL-A, vediamo un po'. Ok, non mi ricordavo più cosa fa, lo ripasso. SL-A, c'è una scritta help sulla locomotiva, quindi una locomotiva in difficoltà, e quindi meno A vuol dire che viene mostrato anche un messaggio di aiuto intanto che sta passando la locomotiva. Probabilmente non funzionano più i freni e viene scritto help nella parte finale della locomotiva. Ecco, insomma, capite l'utilità di questi comandi, è puro divertimento dei programmatori. SL-L, vediamo un po' cosa fa. Ecco, una locomotiva con due vagoni, un po' più lunga, vista, la ripasso, voilà, disegnata un po' più in piccolo ma con due vagoncini, quindi L sarà per long, quindi un treno un po' più lungo. SL-F, non mi ricordo cosa faccia, proviamolo, vediamo un po', meno F, ah, ecco, la F è flying, quindi la locomotiva col vagoncino del carbone che si sposta in diagonale nello schermo, quindi non va in linea retta ma come se volasse, vedete? Come se volasse, come ET in bicicletta, ecco. Poi c'è l'ultima opzione per, diciamo, gli intenditori. C'è anche la locomotiva col passaggio livello, quindi se proviamo SL, vediamo un po', SL-H, locomotiva, vediamo un po', ops. Ah, SL, ups, scusate, qui ho scritto sbagliato. SL-H non mi sembra sia funzionato. Dovrebbe venire fuori un passaggio livello. Dico, quando l'ho provato funziona. Adesso ci riprovo. Vediamo un po', però non c'è lo spazio. Forse per quello. Vediamo un po'. SL-H, così, non lo so. Proviamo. Ah, ecco sì. Vedete il passaggio livello e la locomotiva passa e continua a passare fin quando non si fa Ctrl C e non lo so, interrompe. Un treno lunghissimo, eh? Ecco, la particolarità di questo SL-H è che non c'è lo spazio fra il comando e l'opzione. Vedete, negli altri c'è lo spazio, qui non c'è. Avevo sbagliato a scrivere SL spazio H.
mentre l'SLH tutto attaccato assieme c'è il passaggio a livello che suona, viene giù la barriera e passa al treno. Vedete, molto molto divertente. Spirito da pinguino vero e proprio. E voilà, vedete che abbiamo cominciato bene. Poi c'è un comando importantissimo che è il comando yes, si chiama proprio così, yes, e ripete all'infinito una stringa, quella che voi date come input, fin quando non l'interrompete con Ctrl C. Quindi voi scrivete yes, lì ho fatto un esempio, vabbè, Ubuntu. Poi uguale a quello che scrivete. Qui siete liberi dopo gli yes di scrivere quello che volete. Poi fate enter, vedete che qui sta continuando a, come dire, a stampare a video, visualizzare la vostra scritta che avete scelto e va avanti per l'eternità, a meno che voi non l'interrompete con la scorciatoia Ctrl C. Quindi facciamo Ctrl C. Ecco, questo comando, vi chiederete, deve essere il più stupido, cosa serve? Diciamo che per, come dire, testare codice di programmi o altre cose o la gestione dei processi in un sistema Linux potrebbe essere utile avere un processo che continua a funzionare costantemente come questo, in modo da poterlo controllare con altri comandi. Ecco, così, senza voler appesantire questo video che deve essere leggero, questo comando, che può sembrare stupidissimo di per sé, potrebbe avere una sua utilità tecnica, ecco, giusto per chiarire. Poi il comando rave, che mostra l'input rovesciato, ovvero ci sono due modi per utilizzarlo: uno è fare rave enter e poi digitare qualcosa, l'altro è dare in pasto al comando un file. Io vi mostro la prima versione perché non ho voglia, diciamo, di andare a cercare un file per farvi vedere cosa fa il comando, che tanto lo vediamo anche nella prima versione. Quindi io scrivo rave enter e qui si aspetta che io scriva qualcosa. Allora vediamo un po', scrivo qualcosa, poi faccio enter e vedete che il comando rave a ogni enter mi scrive esattamente al contrario, come un testacoda, la scritta che ho scritto io. Insomma, qui è scrivo qualcosa esattamente al contrario. Vedete, molto utile anche questo comando. Quindi io posso andare avanti a fare i miei esperimenti in un sistema operativo. Enter e lui, vedete che mi scrive Ubuntu Linux è un sistema operativo esattamente al contrario. Vedete, anche questo si interrompe con Ctrl C e anche questo comando, vedete, molto molto utile. Poi andiamo nelle cose un po' più, come dire, esoteriche per chi ci crede: c'è i bigliettini dei biscottini della fortuna. Non so se avete presente quei biscottini che hanno al loro interno un bigliettino dove ci sono le frasette che vi portano a fortuna o vi predicono qualcosa, insomma, queste cosine qua. Ebbene, c'è anche un comando del nostro fedelissimo terminale Linux che riproduce questo meccanismo dei biscotti virtualmente. Ecco, purtroppo le frasi sono solo in inglese, ecco, non. Un po' questo, diciamo, per chi ha problemi con l'inglese, chiaro, non è un granché utile questo comando. Però, ecco, insomma, Google Translator è sempre a disposizione di tutti. Se proprio volete la vostra frasettina saggia o che vi predica buona fortuna, potete usare questo comando fortune, ecco, pronunciato in italiano, fortune, enter, e voilà. Le frasi sono un po' di tutti i tipi, vabbè, qui dunque siete, come dire, brutto, che ne so, e vostra madre vi veste in modo divertente o qualcosa del genere. Non vorrei fare figuracce a tradurre al volo queste frasette, comunque capite dallo spirito di questa frase che c'è un po' di tutto. Questo comando torna in modo casuale frasette di questo tipo. Ecco, se basta ripetere ci sarà un'altra frasetta e avanti così. Voi potete continuare, voi vi continua a ritornare queste frasette anche in forma di
domanda e risposta addirittura, vedete Q, question, answer, A, risposta. Ripeto, purtroppo per noi, insomma, di lingua madre non inglese, questo comando funziona tornando frasi in inglese, però appunto, ripeto, i traduttori sono a portata di mano al giorno d'oggi. E così via, quindi fortune come i biscottini, con dentro i bigliettini della fortuna. Voilà. Poi c'è un comando con un nome che suona bene, Figlet, ecco, l'ho detto. Figlet permette di scrivere il vostro input più in grande, in modo tra virgolette un po' grafico. Ecco, quindi facciamo l'esempio qui, Figlet Ubuntu, Figlet. Ups, accidenti, mi dimentico sempre di dare il fuoco alla finestra della macchina virtuale. Allora, Figlet, anzi, facciamo un po' di pulizia dello schermo prima, va? Ecco, Figlet Ubuntu, vedete che ho molta fantasia a scegliere l'input, e vedete che in modo, come dire, per quanto può permetterselo un terminale, in modo grafico vi ripete la vostra scritta che avete messo in input in modo appunto più grande. Questo senso, vedete? E qui è uguale, anche qui potete scrivere ciò che volete. Oggi piove, che è anche vero, tra l'altro, vedete che lui vi ripete oggi piove scritto più in grande. Ma non è finita lì, anche con i nomi un po' strani dei comandi, quindi non fosse sufficiente Figlet, c'è anche Toilet, ovvero bagno, insomma, tradotto, ecco, nome che non si sa bene da dove venga comunque. Toilet è una versione, come dire, più raffinata di Figlet, ecco. Scrive in grande l'input in modo più artistico, come scrivo qui, no? E ci sono varie opzioni per stabilire colori, i font, eccetera, da utilizzare. Vediamo appunto gli esempi, quindi una versione minimale e poi mettendoci anche un font particolare, un insieme di colori, una palette di colori particolare, poi anche un altro esempio di questo tipo. Ecco, se guardate il manuale di questo comando, poi trovate tutte queste opzioni. Io vi metto qui due esempi pronti da utilizzare, da provare anche sul vostro terminale, però ne potete trovare altre combinazioni. Basta guardare l'help, è un manuale di questo comando, toilet, quindi procediamo. Allora, il primo comando è quello più semplice, toilet Ubuntu, e vedete che in modo, come dire, un po' più artistico, un po' più raffinato di quello sopra del Figlet, vi scrive comunque le vostre scritte sfruttando simboli e lettere per comporre le lettere più grandi, vedete? Ubuntu. Anche qui, se ripeto gli esempi di prima, oggi piove, vedete, oggi spazio piove, vedete in questo modo. Comunque ho detto che ci sono anche i colori con Toilet, è più avanzato che Figlet, quindi proviamo Toilet, oggi piove, accidenti, ho dimenticato le opzioni, si vede che ho bisogno di vacanze, come ho detto, e allora visto che è un po' più lungo questo comando, mi permetto di copiarlo. No, non mi permette nella macchina virtuale di incollarlo, allora niente. Scusate, allora mi rassegno a scriverla a mano, visto che non posso far copia e incolla in questo momento nella macchina virtuale. Mono 12, meno F, metal. E guarda, andiamo con l'oggi piove invece di Ubuntu, va? Ecco. Quindi vedete che con queste opzioni non usa più le lettere e simboli per comporre la scritta, ma dei quadratini colorati a seconda dello stile che gli abbiamo detto, e scrive bello in grande oggi piove, vedete, però colorato, decisamente più artistico. Proviamo anche l'ultimo esempio, visto che questo comando sono sicuro avrà un grosso successo. Una sua utilità indubbia, meno F gay, e facciamo Ubuntu, che è un po' più corta come scritta, che ci sta. Ecco, vedete, diverso lo stile rispetto a questo sopra, metal,
non è pieno, ma usa delle barrette tutte colorate a seconda dello stile. Vedete, ha scritto Ubuntu. Bello, eh? Ammettetelo che questo toilet ne valeva la pena, solo per questo guardare questo video. Poi c'è un mito fra questi comandi, penso che forse uno dei più conosciuti, facciamo ancora una volta pulizia dello schermo, ed è Kaosei, ovvero la mucca parlante, la mucca che parla. In realtà il comando si chiama Kaosei, però grazie a delle opzioni si possono far parlare ben più animali che non la sola mucca. La mucca è lo standard, il classico, ma ci sono altri animali stilizzati che possono parlare. E parlare si intende non via audio, ma come fosse un fumetto. Noi diamo il nostro input e viene replicato in un fumetto che parte dalla bocca dell'animale in modo che lo dica, sembra che lo dica lui. Ecco. Per avere l'elenco di tutti gli animali disponibili si deve usare questo comando, quindi Kaosei spazio meno L, facciamolo, va. Kaosei meno L, vediamo un po', ecco, e vedete che qui ci sono, come sempre, le scritte sono in inglese, sono animali scritti in inglese, però qualcuno lo si riconosce, tipo Frog, la rana, Bunny, il coniglio, l'elefante. Andiamo sul semplice: il koala, Kitty. Immagino sia un gattino. Poi Cao, appunto, la mucca, il drago, non so, il pony, lo stegosauro, Sheep è la pecora, Snowman è l'omino. Uomo di neve, pony, koala, eccetera, eccetera. Qui ci sono vari animali, eh? Se qualcuno non si conosce, Turk è il tacchino e voilà. Se qualcuno non lo si conosce, si può sempre andare, sempre con il fedele traduttore, a capire di quale animale si tratti. Comunque, questa è la sequenza di animali che potete usare al di là della mucca standard. Come funziona questo comando? Basta scrivere, come già per quelli precedenti, il comando Kaosei e poi la scritta fra virgolette, come vedete qui nella mia scaletta. Vedete, per esempio, Ubuntu è fenomenale. Proviamo a copiarlo. Ubuntu è fenomenale, glielo facciamo dire, vediamo un po' se ci riesco. Voilà. Vedete che c'è la mitica mucca da terminale stilizzata con il richiamo del fumetto che dice Ubuntu è fenomenale, vedete la mucca che parla. È eccezionale anche questo comando. Poi Cow Think invece di Cow Say è una versione modificata del fumetto che dà l'idea della mucca che pensa invece che dirla la cosa. Quindi se io modifico Cow Say con Cow Think, ce la faccio, Cow Think, ecco, vedete che rispetto a questo fumetto dove la mucca parla, sta parlando con le righette, vedete le due slash e il fumetto, qui ci sono i due pallini e il fumetto più arrotondato perché qui la mucca non sta parlando ma sta meditando, eccezionale, ecco. Poi come ho detto ci sono più varianti con vari diversi animali, quindi con l'opzione meno F potete dire non usare la mucca ma usa un altro animale. Ecco, allora questo comando, per esempio, cow sei cow sei meno F sheep, quindi pecora, gli facciamo sempre dire Ubuntu è fenomenale. Vedete che si tratta di una pecora con la sua bella lana. Ecco, la lana è stilizzata con la chiocciolina, che in effetti può dare anche l'idea. Questa è la pecora che dice la stessa cosa della mucca. Poi, beh, giusto per fare un altro esempio, ho fatto anche lo stegosauro perché è piuttosto carino, quindi un dinosauro. Vedete lo stegosauro? Ecco qua lo stegosauro che dice anche lui, guardate, bellissimo. Con Ubuntu è fenomenale, lo dice anche lui, perfetto. Come sapete, chi ha seguito il mio corso sull'uso degli script da terminale, quindi della programmazione a terminale, sa
sa benissimo che i comandi possono essere combinati e l'output, quindi l'uscita di un comando, può essere inviato come input, come entrata di un altro. Questo è semplicemente uno di questi esempi. Io uso il comando fortune di prima, quello delle frasettine divertenti, portafortuna, eccetera, eccetera, e do in pasto l'uscita di questo comando al comando causey come omino di neve, snowman, per fargli dire appunto una di queste frasi dell'altro comando. Quindi non so se mi sono spiegato bene, ma quindi l'uscita del comando fortune viene deviato al comando, dato in pasto al comando causey, che lo dice, dirà questa frase sotto forma di omino di neve. Quindi faccio enter e vedete che c'è l'omino di neve, vedete qui il classico con le due braccia, la scopina, l'omino di neve, bla, e dice, boh, cos'è che dice? Che il diavolo può citare le scritture per i suoi scopi, una frase di William Shakespeare nel Mercante di Venezia. Ecco, vedete che quindi il fumetto riprende quanto il comando fortune ha dato in output questa volta che l'abbiamo eseguito. Niente male, eh? Vedete che, come ho promesso, questo video è veramente leggero, così vi mostra appunto l'aspetto un po' ludico del terminale, non sempre solo serioso. Allora, andiamo avanti con C-Matrix. Chi non ha visto almeno una volta il film Matrix? Quasi impossibile a meno sentirne parlare se non si è visto il film, e avrete presente la grafica dei titoli del film, quei numeri, quelle lettere che cadono nello sfondo verde, mi sembra, nel film. Ecco, con questo comando C-Matrix possiamo riprodurre o ritrovarci nell'atmosfera di Matrix. Quindi provo C-Matrix, anzi, facciamo prima una bella pulizia, poi C-Matrix, enter, e voilà. Vedete l'atmosfera Matrix con le lettere, i numeri che cadono di Matrix. Perfetto, Ctrl C per interrompere. C'è un'opzione che permette di introdurre anche dei caratteri ogni tanto in grassetto di C-Matrix. Quindi con l'opzione meno B, bold, faccio partire. Vedete che si intercalano dei caratteri in grassetto ancora più simili al vero Matrix. Ecco, eccezionale, eh? Guardate, molto utile questo comando. Atmosfera Matrix direttamente nel vostro terminale. Sono sicuro che quest'estate avrete un successone se mostrate ai vostri amici in spiaggia questi comandi, garantito. Andiamo avanti, che ce n'è ancora un qualcuno. Oneko, che non mi ricordo più cosa fa. Ah sì, Oneko è quello del gatto che caccia il topo, che è poi il puntatore del mouse, ovviamente, mouse topo. Quindi il gatto segue il puntatore anche fuori dal terminale. Vediamo poi, se non so, nella macchina virtuale cosa combinerà. Comunque, se voi fate partire il comando Oneko, questo è il più grafico di tutti, eh? Vedete il gatto? Vedete qui adesso, se muovo il mouse, si muove anche il gatto, naturalmente. Però se muovo leggermente il mouse, prende anche lui ogni tanto la forma di topo. Vediamo un po' se riesco. Vedete il topolino? Non so se riuscite a vederlo. E il gatto è lì. Se io muovo il mouse, il gatto lo insegue e cattura il mouse. Questo è il più grafico dei comandi da terminale che ho trovato. Ecco, vediamo un po' se esce dai confini. No, non esce dai confini della macchina virtuale, ma avessi altre finestre aperte, il gatto continuerebbe a seguire il topo, ovvero il puntatore del mouse. Qui ho a schermo intero il terminale, quindi si muove dentro nel terminale. E quindi vedete, è un gatto, e se muovo il cursore ogni tanto prende la forma di topo vicino al gatto, vedete? Prende la forma di topo. Eccezionale. Anche questo, se faccio Ctrl C, si interrompe. Oneko, quindi, per vedere il gatto che segue il puntatore del mouse. Poi questo W, più che la sua utilità per noi utenti domestici, ve lo mostro perché è un primato, è un comando che è un primato, che è il più, con il nome più corto in assoluto fra tutti i comandi Linux. Si chiama semplicemente W. Fate W, enter, e fa il suo lavoro. Cos'è il suo lavoro? Il suo lavoro è serioso, quindi non tanto in tema con questo video. Elenca le user attive in questo momento nel vostro sistema Ubuntu Linux.
Dico, non è molto utile per noi utenti domestici perché è decisamente più raro che abbiamo più user attive nello stesso tempo sul nostro PC perché è personale, lo usiamo noi. Vedete, io ho la user Nicola attiva e basta, ovviamente, in questa macchina virtuale, ma anche nel mio PC vero. Comunque, valeva la pena, diciamo, si è meritato un suo posto questo comando perché è in assoluto il più corto, W, voilà, W, il comando più corto. Se qualcuno vi fa la domanda a bruciapelo, qual è il comando più corto in Linux? Tac, W e siete a posto. Poi un comando molto utile per gli studenti è quello che visualizza il pi greco con decimali fino a dove volete voi. Pi greco. Quindi anche senza calcolatrice voi avete il vostro terminale, fate pi, enter e vedete che 3,14 è quello che si ricordano tutti, dopo 3,14 nessuno si ricorda più niente, questo è il pi greco con un tot numero di decimali, ma non è finita lì perché voi potete specificare quanti ne volete, questo è solo un risultato per difetto, ma se io dico come nell'esempio qui pi greco per 1000 posizioni, track, vedete che vi tornerà 3,14 tutti i 1000 decimali. Non male, eh? Se volete fare un esercizio di memoria, provate voi a memorizzare tutti questi decimali e a raccontarli poi a memoria, magari al contrario, ecco, per rendere un po' più difficile l'esercizio. Pi greco, ricordatevi, c'è anche questo nel vostro terminale. Siamo quasi alla fine e qui diciamo che raggiungiamo l'apice dell'umorismo davvero nerd. Quindi, come ho detto all'inizio del video, mi raccomando, non arrabbiatevi con me, comunque io ve li voglio mostrare. Prendo i miei rischi e vi mostro anche queste spiritosaggini da pinguino. E una nota, prima di mostrarvi un paio di spiritosaggini per finire il video, è che ce ne sono altre di queste cose un po' così strane, spiritose, di giochetti con i comandi, ma molto spesso funzionano solo con i giochi di parole in lingua inglese, quindi quelle che vi mostro qui, diciamo che funzionano più o meno bene anche in italiano, ma molto più spesso funzionano meglio con la lingua originale inglese. Ma pazienza, qualcosa c'è anche che funziona per noi, e per esempio usando il comando what is, cioè che cos'è. Il comando what is, vediamo, ecco il comando what is, vi permette di avere stringatamente che cosa fa qualcosa, un altro comando, cioè what is proprio letteralmente tradotto è che cos'è. Io per esempio ho fatto che cos'è il comando ls, che è poi quello che elenca i file in una cartella, e vedete che what is mi ritorna list directory contents, ovvero elenca il contenuto delle cartelle. What is quindi è un comando utile perché così botta e risposta vi dice che cos'è una certa cosa, un altro comando del vostro sistema Linux. Però se noi giochicchiamo con questo comando e lo forziamo a dirci qualcosa su qualcosa che non conosce, per esempio, come nel mio esempio qui, cos'è l'amore? What is amore? Facciamo enter e lui dice amore, niente di appropriato. Ecco, non è che bisogna spanciarsi dalle risate, però avete capito cosa si intende con gioco di parole e con giocare con i comandi e opzioni che il comando non conosce, quindi reagisce in un certo modo il comando. Ecco, poi tutto lì, fin dei conti è sempre tecnica, però a volte i risultati sono, se non proprio spiritosi, un po' particolari, ecco. Quindi amore, cos'è l'amore? L'amore non è niente di appropriato. Vabbè, questo in italiano, ripeto, in inglese molto spesso funzionano meglio queste cose, però qui, quelli che vi presento qui hanno certa valenza anche in italiano, va? Poi, uno un po' più spinto, il comando make, che è quello che serve per compilare i programmi, fa parte di una procedura di compilazione, quindi quando voi scrivete del software e poi lo volete eseguire sul PC, dovete passare attraverso questo comando make che lo rende, diciamo, come dire, che permette al PC di riconoscere questo programma e di eseguirlo col suo processore. Ecco, per
dirla in parole semplici. E quindi ovviamente anche qui viene da giocare con questo comando, invece di dargli in pasto un codice sorgente di un programma da compilare, diciamo make amore, praticamente fare l'amore, oppure make amore non guerra, quindi fate l'amore non la guerra, e vediamo cosa risponde questo comando. Make amore, e lui dice nessuna regola per generare l'obiettivo amore, quindi niente da fare, lasciate perdere. Non c'è verso di ottenere amore o generare amore. Ecco, insomma, avete capito, il gioco di parole anche qua. Oppure proviamo anche l'altra variante, va? Già che l'abbiamo fatto, make amore non guerra. E lui dice nessuna regola per generare l'obiettivo amore, quindi dà la stessa risposta con le due modalità. Ecco, bisogna anche dire che appunto si gioca sulle opzioni previste da questo comando, perché se aggiungessi un parametro in più o in meno già non funzionerebbe più, darebbe proprio un errore di sintassi. In questo modo diciamo che sfruttiamo le possibilità delle opzioni di questo comando per ottenere delle risposte un po' simpatiche, curiose o comunque un po' divertenti e particolari. Ecco, poi ce n'è ancora uno, un paio, ma sì, dai. Siamo arrivati fin qui, andiamo fino in fondo, va? Allora, c'è l'apt-get, apt-get, che è un comando importantissimo, che è quello che avrete visto anche spesso nei video su questo canale e su altri, con tutta una serie di opzioni che permette di installare, disinstallare, aggiornare il vostro sistema operativo, quindi è fondamentale questo comando. Ebbene, anche per questo comando, quei birbanti di sviluppatori, programmatori di Linux hanno inserito come dire, un easter egg, ecco, un'opzione particolare che non c'entra niente col lavoro che deve fare questo comando apt-get, per rispondervi in modo simpatico. Quindi apt-get mu, che è il suono in inglese onomatopeico per la mucca, il muggito della mucca. E se voi date questo comando, vi ritorna la mucca stilizzata, l'onnipresente mucca, simpatica, simpaticissima mucca stilizzata, con la domanda se voi avete già muggito oggi, ecco, in inglese, ma insomma. Voilà, avete visto che c'è anche questa opzione, tra virgolette, nascosta, che naturalmente non si usa mai perché non serve un tubo, però ecco, per sorprendere gli amici ancora una volta, voilà, anche questa è una cosa divertente. Poi l'ultimo, vabbè, perdonatemi, permettetemelo, man, voi sapete che man è il comando per visualizzare i manuali dei comandi. Se noi facciamo man ls per dire, vi esce il manuale con tutte le opzioni e come usare, come si fa a usare questo tal comando. Ecco, se noi naturalmente gli diamo in pasto un'opzione che non esiste, tipo man donna, il manuale per la donna, non c'è nessun manuale per spiegare la donna. Insomma, avete capito il gioco di parole anche qui abbastanza divertente. Ovviamente funziona anche per l'uomo, non che sia sessista questo comando, quindi se io faccio uomo non c'è nessun manuale per spiegare come usare come capire un uomo, ecco. E voilà, volevo chiudere con questa nota un po' così sul particolare, sul simpatico. Per questo video che appunto torniamo in cima alla scaletta, è un video chiaramente pre-vacanziero, quindi senza nessuna pretesa, un po' leggero, che vi mostra anche il lato, diciamo, umoristico degli sviluppatori che sono stati negli anni in questo ambito di Linux, del kernel Linux, perché questi comandi esistono da magari anche da decenni. E questi, come dire, divertimenti sono stati costruiti anche decenni fa, quando ancora la grafica, le interfacce grafiche non esistevano ancora. Quindi, come si divertivano i programmatori a stilizzare gli animali, a stilizzare le cose con i caratteri del terminale. Ecco, quindi ecco un po' spiegato perché esistono queste cose anche, perché sono nate anche prima della grafica, quindi bisogna contestualizzare queste cose. E voilà, con questo ho concluso.
Come ho detto, fino a settembre non pubblicherò, o dopo questo video, fino a settembre non ne pubblicherò altri perché mi prendo una pausetta, non molto lunga, ma comunque una pausetta, e quindi ci vediamo a settembre. Con questo vi auguro a tutti buone vacanze e un saluto a tutti. Ciao ciao, alla prossima.